Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare dei biscotti che ricordano quelli della Mulino Bianco, i cuor di mela, se non ricordo male il nome, perché in frigo mi sono accorta di avere qualche mela che aveva bisogno di essere consumata. Quindi, perché non fare biscottini? E adesso allora inizio subito col cucinare le mele. Per cui le vado a pelare e privare del torsolo e le taglierò a pezzetti. Come potete vedere, indosso il mio bellissimo grembiulino gattoso di Shein e vado subito a tagliare le mele. Le ho semplicemente tagliate appunto con questo attrezzo che per me è comodissimo. E adesso le farò a pezzetti piccoli. Quindi taglierò ancora una volta a metà le fette. Ho deciso di lasciare la buccia perché secondo me dà un po' più di colore. Quindi tagliate le fette a metà, le taglio a bastoncino e poi a pezzetti piccoli. Continuo così per tutto il resto delle mele. Adesso metto all'interno della ciotola le mele e spremo il succo di mezzo limone. Così le mele diventeranno nere. Metto anche un cucchiaio di zucchero e vado a mescolare. Adesso ho messo a scaldare la mia wok e inserisco le mele. Sinceramente non so per quanto tempo dovranno cuocere, vi farò sapere dopo. Però la consistenza che dovranno avere è simile a quella di una marmellata. Bene, passati i primi 5 minuti, vado a dare una mescolata. E voi sapete che il buco nella padella serve per mettere la posata? Io l'ho scoperto da poco e lo trovo davvero comodissimo. Dopo 20 minuti le mele si presentano così, sono quasi cotte e adesso ho deciso di aggiungere un tocco in più, ovvero un po' di malvasia. Andiamo quindi a sfumare. Mescoliamo e lasciamo evaporare. Bene, è passata mezz'ora, le mele sono cotte, quindi spengo e adesso lascio raffreddare. Nel frattempo preparerò la frolla. Questi sono gli ingredienti per la frolla. Non abbiate paura a vedere il numero accanto alle uova, perché pesarle sarà semplicissimo. Ad ogni modo, 100 grammi di uova corrispondono più o meno a 2 unità di quelle piccole. Comunque, adesso vi faccio vedere come le peso. Iniziamo quindi subito con la farina, di cui ce ne servono 300 grammi, zucchero 90 grammi. Adesso le uova, come vedete, io ne ho aperte due e pesano 115 grammi. Quindi adesso andrò a sbatterle un pochino per creare un composto che sia omogeneo e toglierò l'eccesso. Quindi adesso con un cucchiaio tolgo l'eccedenza. Ecco qua. L'olio di cocco 70 grammi.
Infine, mezza bustina di lievito, che corrisponde appunto a 7 grammi. Adesso iniziamo ad unire gli ingredienti, cominciando dalle uova e dallo zucchero. Con la frusta vado ad amalgamare. Aggiungo adesso l'olio di cocco. Continuo a mescolare. Adesso è il momento di unire i solidi, quindi vado ad aggiungere la vanillina alla farina. Se voi preferite, potete utilizzare le bacche di vaniglia direttamente, oppure potete mettere la scorza di limone grattugiata. Aggiungo anche il lievito e do una mescolata con le mani per amalgamare il tutto. Adesso unisco gli ingredienti liquidi e man mano li amalgamo, aiutandomi con le mani. Unito quindi tutti i liquidi ai solidi e vado a creare l'impasto vero e proprio. Lasciamo assorbire per bene tutti gli ingredienti liquidi dalla farina. Perfetto, la frolla è pronta. Quindi adesso la vado a impellicolare e la lascerò riposare in frigo almeno mezz'ora. Ok, i tempi di riposo dell'impasto e anche della farcia sono passati. La farcia l'ho messa all'interno di questa ciotolina. Come vedete, bella consistente. E la frolla ha riposato, è rimasta comunque morbida. Adesso quindi vado a stendere, cospargendo la spianatoia con un po' di farina. Quindi vado a stendere col mattarello. Più o meno, adesso io non ho il metro in mano, e saranno più o meno 2 mm. Con l'aiuto di un coppapasta vado a fare biscotti, tolgo l'eccesso, vado a mettere le mele all'interno. Ho preso un po' d'acqua e col dito vado a inumidire il bordo del biscotto su cui ho messo le mele. Prendo un altro disco di pasta e vado a pressare. La presenza dell'acqua faciliterà l'unione delle due parti. E così il primo biscotto è pronto. Io procedo con gli altri. Con la frolla che ci è avanzata, ovviamente non la buttiamo, la ripassiamo e stendiamo di nuovo tranquillamente. Procediamo così fino all'esaurimento degli ingredienti. Adesso che i primi sono pronti, li lascerò riposare in frigo una mezz'oretta e poi andremo a cuocerli. Bene, adesso che ho finito di fare tutti i biscotti e mi è avanzata un pochino di frolla, voglio provare questo nuovo attrezzo che ho in casa da un po' e che dovrebbe fare una griglia. Per cui ho pensato di fare una crostatina utilizzando anche questa mini teglia. Quindi vado a stendere. Come prima cosa taglio la base, la metto all'interno dello stampo, vado a stendere nuovamente, metto delle mele all'interno, perfetto. Adesso mi è arrivato il momento
dell'attrezzo. Vediamo un po'. Ok, è rimasto attaccato. Riproviamo. Perché credo di non aver capito come si usa. Metto un po' di farina. Con un po' più di forza, vediamo un po' cosa succede. Niente. Forse usando un po' più di forza ci siamo. Devo capire bene come usarlo. La griglia che si è formata è questa. Provo a posizionarla sulla crostatina. Eppure, dai, non c'è malaccio. Per essere la prima volta non c'è malaccio, devo dire. Il risultato è questo. Più o meno. Dai, ci siamo quasi, però è sempre migliorabile, ovviamente. Ok, ho acceso il forno a 180 gradi. Ho aspettato che arrivasse a temperatura. Quindi in forno i biscotti, ovviamente. Li lasciamo dentro per 20 minuti più o meno. Questa ricetta, quindi, come avete visto, è adatta a tutti, anche agli intolleranti al lattosio. Ho cercato di utilizzare appunto l'olio di cocco invece del burro proprio per questo. Bene, sono qui per fare l'assaggio insieme a voi di questi biscottini guardimela. Non vedo l'ora. Sono profumatissimi. Vado ad addentare. Buona. La frolla è morbidissima, è davvero gustosa, friabile al punto giusto e si accompagna perfettamente con i pezzetti di mela. Biscotto decisamente approvato. Non è neanche eccessivamente dolce, quindi rispecchia appieno i miei gusti. A me piace tanto. E spero ovviamente che sia piaciuto anche a voi. Se è così, lasciatemi un like al solito. E cos'altro dirvi? Ogni biscotto contiene 114 calorie. Sembrano tante, però se ci facciamo caso, in effetti è un biscotto bello grande. Quindi, anche se ne mangiamo uno, possiamo ritenerci pienamente soddisfatti. Vi lascio qui il calcolo calorico completo con tutti i nutrienti, come faccio di solito. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di condividere il video se vi è piaciuto. Inoltre, vi ricordo che vi lascerò la ricetta giù nell'info box. E lascerò anche il link per iscrivervi alla mia pagina Facebook se volete seguirmi anche lì. Spero che la vostra estate stia procedendo bene. La mia, sì, a parte il caldo, che io non sopporto, però è estate, quindi tocca. E dimenticavo, se voi sapete come si utilizza questo attrezzo, fatemelo sapere sotto nei commenti. Perché io credo di non averlo capito o comunque di non averlo usato correttamente. Ci vediamo presto in una prossima ricetta o in un altro video assaggio. Un bacio. Ciao.